Il nome Zephyrus identifica una particolare famiglia di notebook Asus destinati ai videogiocatori, è questa qua. Si tratta di modelli che integrano al proprio interno GPU Nvidia di fascia più alta, ma quelle della famiglia Max-Q, cioè modelli che sono destinati per l'appunto ai notebook gaming più sottili. Recentemente la gamma Zephyrus è stata aggiornata con le nuove GPU GeForce RTX 20. Vediamo come vanno e quali sono le principali caratteristiche tecniche. La gamma Zephyrus è caratterizzata da un design molto particolare. È stata introdotta inizialmente al Computex di 2 anni fa, quando Nvidia ha presentato la gamma Max-Q per la prima volta, ed è stata utilizzata da Nvidia quale proprio riferimento di come potevano essere sviluppati da quel giorno in avanti i notebook gaming. Innanzitutto la peculiarità principale è la posizione della tastiera, la quale è rivolta molto vicino all'utente, in quella che tipicamente è l'area occupata dal touchpad. Questo componente è stato spostato sulla destra e ha la particolarità di avere due funzioni. La pressione di un tasto, infatti, permette di switcharlo da touchpad tradizionale a tastino numerico e viceversa. La parte tra tastiera e schermo, invece, è completamente libera, ma qui sotto troviamo CPU e GPU. Sono quindi le due aree più calde del notebook e va bene che le mani, tutto sommato, vi stiano lontane. Il design è molto curato e manca, per fortuna, quella sovrabbondanza di elementi grafici che a volte caratterizza i notebook gaming. Abbiamo soltanto questo profilo di un colore che è una via di mezzo tra rosso e l'oro e poi, nella parte posteriore, il logo ROG incastonato che può essere anche illuminato. Parlando di illuminazione, ovviamente la tastiera è retroilluminata LED RGB, ma è possibile spegnere tutti quanti i LED e rendere il notebook, tra virgolette, piuttosto anonimo, nonostante di certo non lo sia, visto il design. C'è un secondo elemento tecnico di design che caratterizza questa soluzione e riguarda il sistema di raffreddamento. Al pari della prima famiglia di notebook Zephyrus, infatti, anche in quest'ultima versione, la parte posteriore, una volta che si apre lo schermo, si alza leggermente. Che cosa succede? L'altezza complessiva del notebook nella parte posteriore aumenta di 8 mm e si viene a creare una ampia apertura che permette al sistema di raffreddamento di aspirare aria fredda dall'esterno, dall'ambiente esterno. L'aria poi viene veicolata sui radiatori interni e viene soffiata all'esterno attraverso 4 feritorie, 2 di lato e 2 nella parte posteriore. È un sistema di raffreddamento molto intelligente per quanto riguarda il design e anche abbastanza solido, non temete che si rompa. Questo permette di incrementare la portata d'aria, ma allo stesso tempo di mantenere uno spessore complessivo molto contenuto, siamo sotto i 16 mm nel momento in cui il notebook è chiuso, e questo quindi facilita la trasportabilità in generale. Per completare l'analisi esterna, dobbiamo anche dire che a dispetto dello spessore contenuto, sono presenti un gran numero di porte di collegamento sui due lati e nella parte posteriore. C'è tutto quello che serve, le uniche due mancanze sono una scheda memoria SD e un connettore Ethernet per la rete cablata. Bene, entrambe sono caratteristiche che possono essere facilmente implementate attraverso un hub esterno dal costo di poche decine di euro. Zephyrus SGX531, questo è il nome dell'ultimo prodotto, è sicuramente d'impatto per quanto riguarda la parte esterna per le soluzioni di design e tecniche adottate, ma colpisce sicuramente per quello che c'è sotto la scocca. È una macchina gaming potente che può essere utilizzata anche come workstation personale. Il processore è il classico Intel Core i7-8750H, un modello con architettura a 6 core e 12 thread che è particolarmente veloce, una frequenza di clock di default di 2,2 GHz e può spingersi sino a 4,1 GHz in turbo boost nelle migliori condizioni. Quello che abbiamo visto è che sotto carico il processore, con tutti i core occupati, tende sempre ad andare oltre 2,2 GHz di base clock e quindi garantisce prestazioni molto elevate, soprattutto con quelle applicazioni che sfruttano tutti quanti i core in parallelo. 16 GB di memoria, un SSD da 512 GB con interfaccia PCI Express e, soprattutto, la scheda video Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q. Questa soluzione ha le stesse caratteristiche tecniche della versione mobile standard e della versione desktop, quindi lo stesso numero di CUDA core, ma a frequenze di clock inferiori, sia per quanto riguarda la GPU, sia, in piccola parte, anche per la memoria video. Questo per cercare di contenere i consumi complessivi, che devono stare all'interno del range di 80-90 W, che sono disponibili per una configurazione di notebook così sottile. Se vogliamo più potenza, dobbiamo necessariamente andare incontro a un notebook gaming dallo spessore molto molto più importante, che è più potente ma che pecca in portabilità. Il pannello utilizzato da Asus per questo notebook in abbinamento alla scheda video GeForce RTX 2080 Max-Q è un pannello da 15,6 pollici
con risoluzione 1920x1080 e frequenza di refresh di 144 Hz. Partiamo da queste due caratteristiche. La risoluzione non è altissima, ma è una buona cosa. Questo permette di avere prestazioni sempre elevatissime con tutti i giochi, con le impostazioni qualitative massime. L'unica attenzione riguarda l'abilitazione delle funzionalità legate al ray tracing, caratteristica che è implementata via hardware in questa GPU. In questo caso l'impatto sulle prestazioni c'è e bisogna stare un attimino attenti, ma questo riguarda un po' tutte quante le GPU della famiglia RTX. Il ray tracing è ancora troppo esigente probabilmente per poter garantire lo stesso numero di frames al secondo a parità di risoluzione. La caratteristica tecnica della frequenza di refresh massima di 144 Hz sarà sicuramente apprezzata dai videogiocatori, un bel passo in avanti rispetto ai classici 60 Hz o ai 120 di alcuni pannelli destinati per l'appunto ai videogiocatori. È un notebook, è trasportabile, ha una batteria integrata che non dura molto. Abbiamo misurato nei nostri test un'autonomia che varia da 2,5 ore nella riproduzione di flussi video con Netflix in loop alle 3 ore con la navigazione web. Valori solo discreti, ma che di fatto non fanno altro che riproporre quella che era una caratteristica delle soluzioni Zephyrus che abbiamo provato in passato. A dire il vero, quest'ultima gamma va un po' meglio da questo versante. Sono notebook che si possono utilizzare lontano dalla presa della corrente, ma di certo non per lungo tempo, non pensate di farci una giornata di lavoro. L'alimentatore va sempre portato con sé, l'alimentatore pesa molto, è piuttosto ingombrante, ma Asus offre un'opzione alternativa accessoria a parte di un alimentatore da 65 W, che va bene per ricaricare un po' lentamente il notebook, va bene per utilizzare il notebook con applicazioni 2D, se lo utilizzate anche con grafica 3D, tirando in ballo anche la GPU, il consumo complessivo è superiore rispetto a quanto erogato dall'alimentatore e quindi userete anche la batteria. E di fatto rischiate di arrivare senza batteria alla fine della giornata. Come va il sistema di raffreddamento? Va molto bene. In 2D, utilizzando solo la CPU a pieno carico, il rumore si fa sentire ma è piuttosto lontano e sottile. Abbiamo visto notebook gaming molto più rumorosi e nelle stesse condizioni di utilizzo con la stessa CPU. Aggiungendo anche la scheda video, il consumo complessivo aumenta sensibilmente, di conseguenza anche quanto viene richiesto al sistema di raffreddamento, che entra in funzione, si fa sentire, ma non in modo così marcato. Un videogiocatore, tutto sommato, non avrà particolari problemi a utilizzare questo notebook anche con gli speaker integrati, non necessariamente utilizzando le cuffie. E se stai in un ambiente con altre persone, queste non inizieranno ad odiarlo per via del rumore di fondo che continueranno a percepire. Bene, ma come va la prova su strada a questo notebook? Complessivamente molto bene. La CPU è molto potente. I 6 core, quando vengono sfruttati tutti, permettono di ottenere prestazioni che non fanno di certo rimpiangere un sistema desktop anche di fascia alta. Per quanto riguarda invece la scheda video GeForce RTX 2080 Max Q, è al momento la più veloce mobile che abbiamo provato qui in redazione. Certo, il modello GeForce RTX 2080 non Max Q garantisce prestazioni ancora più elevate, ma questo ovviamente ha un costo in termini sia di prezzo sia di ingombro complessivo del notebook ancora superiore. Il nuovo ROG Zephyrus S GX 531 conferma in questa versione con GeForce RTX 2080 Max Q tutte le buone caratteristiche che avevamo già visto nelle soluzioni Zephyrus. A noi è piaciuto, certo, ha comunque dei limiti. A fronte di prestazioni estremamente elevate e di una trasportabilità molto molto valida, pesa circa 2,2 kg e tutto sommato ha uno spessore complessivo molto ridotto che sembra quasi un ultrabook, bene, a fronte di questo però ha un'autonomia di funzionamento che è abbastanza scarsa, ma si può anche vivere senza, pensando alle esigenze dei videogiocatori. E in termini di rumorosità, certo, un po' di rumore lo fa, ma assolutamente non a livello degli altri notebook gaming che sono, per quello che abbiamo visto, molto più rumorosi in generale. Buon lavoro da parte di Asus per quanto riguarda il sistema di raffreddamento. Ultimo tallone all'Achille di questo prodotto, il prezzo. È bello e quindi non costa poco. Il listino in Italia in questo momento è 3.199 euro per questa configurazione con processore 6 core, 16 GB di memoria, SSD da 512 GB e ovviamente la GeForce RTX 2080 Max Q. È possibile acquistare lo stesso notebook con declinazioni di GPU meno potenti, quindi la 2070 Max Q o la 2060, sempre con lo stesso pannello, a prezzi un po' più bassi. Rimane invariata la qualità dell'hardware e di tutta la componentistica esterna della costruzione, con un prezzo un po' più basso per vedere la GPU meno potente, che però resta sempre abbinata a un pannello Full HD e quindi è in grado di garantire prestazioni sempre molto molto valide anche con RTX 2060. In definitiva, quindi, un notebook sicuramente consigliato all'appassionato di videogiochi che vuole una macchina definitiva anche come workstation personale, quando quindi c'è bisogno di molta potenza di calcolo. D'altro canto, 3.200 euro, un po' meno in realtà come street price per quello che abbiamo visto, sono tanti soldi e quindi è un investimento che va sicuramente meditato e pensato accuratamente. E voi utilizzate un sistema desktop, un notebook per giocare? Che cosa fate? Vorreste un notebook e avete un desktop in questo momento? Oppure il notebook va bene solo per lavorare lontano dalla presa della corrente? Fateci sapere cosa avete e che cosa pensate e continuate a seguirci qui dal canale YouTube di Hardware Upgrade. A presto!